Allora, questa bomba è una bomba da 500 libbre di nazionalità americana e la pericolosità di questa bomba è che ha comunque un innesco, una spoletta, che poi gli operatori, gli artificieri cercheranno e riusciranno sicuramente in breve tempo a rimuovere. Le operazioni inizieranno alle 9.30, non appena tutta l'area sarà evacuata, e dopodiché gli operatori inizieranno con le operazioni di rimozione della spoletta. Rimossa la spoletta, la bomba è trasportabile, quindi sarà caricata sul nostro mezzo e sarà portata presso la cava Colacem, dove verrà posizionata in una buca, ricoperta e sarà fatta poi brillare. Abbiamo realizzato dei lavori di mitigamento, proprio perché la pericolosità è appunto nella rimozione della spoletta, l'innesco. Quindi se qualcosa dovesse andare storto, sicuramente no, ci sono questi lavori che praticamente attutiranno gli effetti di un'esplosione. Nel caso in cui la bomba esplodesse, quindi allo scoperto, le schegge di questa tipologia di bomba potrebbero arrivare anche a 1800 metri. Ecco perché abbiamo dato questo tipo di evacuazione, queste distanze di evacuazione.